Questa è la chiesetta di Riale, un piccolo paese di montagna nell'alta Val Formazza. È stata eretta a ricordo di quella rimasta sommersa nel lago e dedicata agli operai caduti sul lavoro durante la costruzione di una grande diga, la diga di Morasco. Sono queste dighe che possono deviare le acque dai loro corsi naturali e raccoglierle in immensi bacini. Da qui, in condotte forzate, le acque alimentano costantemente le turbine delle centrali sottostanti per generare così l'energia elettrica. Ora qui, in Val Formazza, sta nascendo un nuovo importante impianto idroelettrico, il più alto di tutta la vallata. Sulle rive del lago di Morasco, completamente scavata nella roccia, è sistemata la centrale. Una galleria lunga 175 metri porta alla sala macchine in caverna, dove si stanno ultimando i lavori di installazione di due gruppi generatori ad asse orizzontale con turbine Pelton, della potenza complessiva di 44.700 kW. Il funzionamento della centrale sarà automatico e questo permetterà di effettuare a distanza tutte le principali manovre per mezzo di telecomandi ad onde convogliate. Appena le turbine potranno girare, nella condotta forzata lunga 985 metri scenderà l'acqua, quell'acqua che si è potuta raccogliere e trattenere per mezzo di quest'opera imponente e colossale, la diga. Qui, a 2500 metri di altezza, sbarrando la conca di un ghiacciaio, sorgerà la grande diga dei Sabbioni. La diga, del tipo detto a gravità alleggerita, è costituita nella sua parte principale da 11 elementi cavi indipendenti. Questa struttura presenta, rispetto al tipo massiccio, notevoli vantaggi. Minor volume, migliore utilizzazione del materiale e completa ispezionabilità della struttura stessa. La diga dei Sabbioni, che utilizzerà il tributo dei bacini imbriferi dei rii Sabbione, Camosci, Nefelgiù e Ban, creerà un serbatoio della capacità complessiva di 26 milioni di metri cubi, che in conseguenza dello scioglimento della parte di ghiacciaio sommersa, si presume potrà elevarsi a 42 milioni di metri cubi. L'altezza massima della diga è di circa 64 metri, lo sviluppo del coronamento di 270 e il suo volume di calcestruzzo di circa 135.000 metri cubi. Il paramento a monte della diga sarà completamente rivestito di bolognini di granito, congiunti e accuratamente stilati così da preservare la diga dagli effetti nocivi del gelo. Elemento fondamentale per la costruzione della diga è il calcestruzzo. Gli inerti necessari alla sua confezione vengono ricavati direttamente dalla roccia di queste montagne. La cava ad imbuto raccoglie sul fondo i blocchi di roccia staccati dall'esplosione delle mine e cadendo nel sottostante pozzo scavato nella montagna, essi vengono caricati per mezzo di apposite tramogge su dei vagoncini che li trasportano agli impianti di frantumazione.
Dopo una prima frantumazione effettuata da due complessi di Lingen, il materiale è sottoposto ad una serie di frantumazioni successive e di separazione a mezzo di vagli alimentati da nastri trasportatori. Il cemento che arriva dalla valle è trasportato in appositi speciali bidoni che dagli autocarri sono direttamente agganciati alle teleferiche. Dalla stazione di arrivo il cemento viene pompato in appositi silos, dove uno speciale sistema ad aria compressa lo spinge attraverso lunghe tubazioni sino alle betoniere. Dopo un'accurata dosatura dei materiali si confeziona il calcestruzzo. Dall'impianto di betonaggio un carrello lo porta sino alle benne che alimenteranno incessantemente il fabbisogno della diga. La distribuzione del calcestruzzo viene effettuata da due speciali apparecchiature chiamate stelle, le quali provvedono a versare il carico di calcestruzzo nel punto richiesto di impiego. Infine, per mezzo dei vibratori, il calcestruzzo viene costipato fino a costituire, solidificandosi, una massa perfettamente omogenea e compatta. Così, giorno per giorno, con quel caratteristico ritmo che all'occhio inesperto può sembrare pigro, tanta è la colossalità dell'opera, cresce la diga e cresce l'acqua nel lago, goccia su goccia. Quell'acqua che si è sciolta dai ghiacciai e che si tramuterà generosamente in energia elettrica. È finito un turno di lavoro. Subito dopo ne riprenderà un altro e continuerà per tutta la notte sotto la luce dei riflettori. Quest'opera, oltre all'ingente quantità dei materiali impiegati, è costata 5 stagioni di lavoro a più di 1200 uomini, tecnici ed operai che per mesi e mesi hanno vissuto quassù, lontani dalle loro case. Molti di noi, che abitiamo le grandi città e i piccoli centri, ignoriamo l'abnegazione di questi uomini e il loro sacrificio rimane quassù, sconosciuto, tra queste montagne, vicino alla loro diga a 2500 metri di altezza.